Iniziamo con questa domenica il tempo forte dell'Avvento, il tempo che ci prepara al Natale. Evidentemente Gesù, con i toni forti, urgenti del Vangelo di questa prima domenica di Avvento, non vuole metterci paura, non vuole essere particolarmente cattivo. Sappiamo bene come già la nostra vita di cristiani è piena a volte di ansie, di paure. Sappiamo benissimo anche come uomini nella vita di tutti i giorni che l'essere credenti non ci preserva dall'affrontare anche dei momenti difficili. Ancora il Signore evidentemente non ci chiede di non riposare mai, di non dormire, anzi sappiamo bene quante volte le nostre paure, i nostri pensieri non ci fanno dormire. Evidentemente il Signore non ci chiede questo. Al contrario, il Signore ci chiede di alleggerire la nostra vita, di riconoscere quali sono quei pesi che rendono difficile il nostro cammino e di farli abitare da Lui. Appunto, il Signore non ci preserva dalla paura, dalla fatica, dalle difficoltà, ma forse ci offre un modo nuovo di affrontarle. Dobbiamo essere capaci di lasciare a Lui spazio, con la preghiera, con la meditazione, col silenzio, perché nel nostro cuore ci sia spazio per il Signore. Allora forse in questo tempo di Avvento ci è chiesto di lasciare un po' più di spazio al Signore nella nostra vita, con verità, con umiltà, non di essere pieni tanto di noi stessi, di quello che facciamo, di quello che crediamo, ma di svuotarci per fare spazio a Lui. Il tempo dell'Avvento è per eccellenza anche il tempo dell'attesa. Quanto facciamo fatica ad aspettare. Le nostre giornate sono spesso veloci, incalzanti. Non ci piace aspettare, vogliamo tutto subito. Una delle cose che mi ha colpito qualche anno fa con qualche giovane andando in America Latina, in Bolivia, nelle missioni bergamasche, è stata proprio la concezione del tempo di queste persone, di questi uomini in un'altra parte del mondo. Lento, molto più lento del nostro. E faccio solo un semplice esempio. Noi siamo abituati, quando accendiamo una candela in chiesa, a accenderla, dire una preghiera veloce e poi uscire da chiesa e lasciare la candela accesa in chiesa. Al contrario, invece, l'abitudine dei boliviani in chiesa, una volta accesa la candela, è rimanere in chiesa a pregare per tutto il tempo nel quale splende la luce della candela finché è terminata. Proprio perché la candela non supplisce la nostra preghiera, ma la illumina, è un segno della preghiera che continua. Ecco, anche noi chiediamo in questo tempo di Avvento, in questo tempo forte che si prepara al Natale, di fare spazio al Signore perché la nostra vita non sia tanto piena di noi stessi, ma piena di Lui, e con Lui vogliamo affrontare anche il momento difficili, momenti di paura, perché la nostra vita sia piena di Lui. Vogliamo attendere il Signore.